Lavoro su internet da circa 6 anni e sono un nomade digitale. Negli ultimi 6 anni ho vissuto in diverse parti del mondo perché la mia vera passione è viaggiare, non posso farne a meno. Diciamo che quando ho tempo riesco a farmi anche un viaggio al mese. Viaggio da 5 a 6 anni, lavoro in questo momento da Berlino, ma fondamentalmente il mio campo di lavoro è l'Italia. Il mio lavoro mi permette di lavorare da dove voglio e quindi non è importante essere presente materialmente in Italia. Beh, sono 6 anni che viaggio, 6 anni che faccio questo lavoro, ma sono anche 6 anni che sono un utente di Couchsurfing. Couchsurfing è una comunità mondiale dove le persone hanno piacere a ospitare altri Couchsurfer, tutto gratuitamente. Non è un social network dove solo fondamentalmente si scrocca un divano, perché Couchsurfing vuol dire letteralmente surfando sul divano, ma è anche una condivisione di culture, una condivisione di esperienze. Volendo il mio stile di vita, la mia filosofia di vita, in 6 anni ho sempre viaggiato attraverso Couchsurfing. Questo mi ha permesso sicuramente di risparmiare. Non avrei mai potuto fare i viaggi che ho intrapreso senza questo social network, questa community, perché non avevo i soldi necessari per essere un anno in viaggio e pagare ogni giorno un ostello, un hotel e via dicendo. È anche vero che attraverso questa community ho conosciuto persone locali e quindi persone che mi hanno fatto entrare dalla porta principale alla cultura del paese che stavo visitando. E naturalmente sono persone che spesso e volentieri sono anch'esse nomadi digitali, persone che rincontri in giro per il mondo, che fanno spesso e volentieri anche il mio stesso stile di vita, magari in settori differenti, persone che magari non hanno mai viaggiato, che non possono permetterselo per diversi motivi anche di visto, come magari in Marocco, però che hanno un'apertura mentale, una voglia di conoscere l'altro, che magari ti ospitano, o ci si incontra per un caffè nella Medina di Marrakech e si condividono diversi tipi di esperienze. Per esempio a Cusco, la seconda città più grande del Perù, ex mille anni fa, capitale del regno Inca, mi ospitava un ragazzo che era anche una guida per Machu Picchu. Mi è riuscito a fare uno sconto e sono stato in viaggio con lui 4 giorni facendo extreme mountain bike, rafting, trekking, oppure in Amazzonia dove una ragazza mi ha ospitato nella città di Letizia, che è l'ultima città colombiana e che grazie al suo coinquilino che era lavorava nell'unica banca della città nel mezzo dell'Amazzonia, quindi conosceva un po' tutti. Siamo riusciti a prendere 3 canoe e siamo andati in mezzo al rio. Mi volevo fare un bagno, dopodiché mi hanno detto: complimenti Daniele, ti sei fatto un bagno tra i piranha. Grazie ragazzi. Io sono un freelance, lavoro in outsourcing, cioè per agenzie esterne, per agenzie italiane che lavorano di conseguenza per clienti. Questi clienti possono essere nazionali o internazionali. Lavoro soprattutto sui social media,
In Italia il social media per eccellenza è Facebook, però c'è spazio anche per altri social media, dipende da campagna, da brand, anche da budget. Il mio lavoro consiste di divulgare dei messaggi, siano essi un sito internet, un video, una campagna foto, un flash mob o quello che sia, per qualsiasi tipo di target. Il lavoro che faccio si chiama fondamentalmente viral marketing e social media marketing. Il cliente commissiona un'agenzia o una campagna che viene sviluppata e che poi viene data a me per essere divulgata su internet. Per fare questo lavoro ho studiato. Ho una laurea in scienze della comunicazione a Roma e ho studiato una laurea specialistica a Urbino con sede a Pesaro in comunicazione e pubblicità per le organizzazioni. E ho vissuto a Pesaro per qualche mese, poi mi sono spostato a Copenaghen dove ho fatto un anno di Erasmus e dove ho iniziato a lavorare per la società più grande d'Europa, almeno al tempo, di viral marketing. Ci troviamo nel 2012 e già da un po' di anni internet è dappertutto, quindi riesco a lavorare fondamentalmente da dove voglio. Mi ricordo che ho lavorato in Amazzonia, in mezzo al nulla o in Patagonia e una settimana fa in mezzo ai safari in Sudafrica. Quando non mi trovo nella città in cui vivo e quindi sto viaggiando, non ho bisogno di tanto. Sono un backpacker, ho due zaini, uno con i vestiti e l'altro con la tecnologia. Non ho bisogno neanche di grandi software, quindi quando magari non ho una connessione wifi ma riesco a trovare solo un internet point, riesco naturalmente. Non posso campare così per un mese, però riesco a fare il mio lavoro anche da un internet point. Quindi i miei strumenti sono i miei database che sono in database cloud, quindi su internet, dai documenti di Gmail fino a qualche documento su Dropbox. E la mia mail, naturalmente, Facebook. Perché è uno strumento fondamentale per chi viaggia e per tenersi connessi con tutti. E in più io lavoro su Facebook, quindi ne ho estremo bisogno. Detto questo, mi basta un account Skype per parlare con i miei clienti. Copenaghen un anno come Erasmus, dopodiché mi sono trasferito in Spagna e ho vissuto un anno tra Siviglia e poi Barcellona con due cammini di Santiago nel mezzo. Purtroppo ho lavorato anche una piccola parte di una campagna durante un cammino di Santiago. Dopodiché ho fatto un viaggio di un anno da New York alla Patagonia, dove ho vissuto 2 mesi a New York e 6 a San Paolo. Sempre con i miei due zaini da backpack e uno con il mio laptop sono riuscito a lavorare un po' ovunque. Ora sono 2 anni che vivo a Berlino e Berlino è una città ideale per i nomadi digitali. Ci sono tanti spazi di co-working dove si può lavorare con tranquillità e conoscere tanti altri freelance e nomadi digitali. È diventata la capitale delle start-up, ossia società online con budget limitati che creano siti, social network o applicazioni per smartphone e tablet. È una città culturalmente molto aperta e con tanta tanta creatività. Il viaggio è
la mia ragione di vita. E sono riuscito tramite il mio lavoro a fare quello che più mi piaceva, ossia viaggiare. Sono 6 anni che viaggio in giro per il mondo, in questo momento sono quasi 2 anni che vivo a Berlino, però con alle spalle diversi viaggi anche in questi 2 anni. Sono tornato qualche giorno fa dal Sudafrica e dal Mozambico, sono stato lì 45 giorni. In questi 45 giorni ho comunque avuto 3 campagne, non ho avuto grandi problemi. Nel mio viaggio ho incontrato tante persone che lavoravano col mio stesso stile di vita e non necessariamente lavoravano nel mio campo. Ci sono stati fotografi, traduttori, ma anche persone che lavoravano per esempio in real estate, ossia affittavano case dall'altra parte del mondo, si trovavano magari a San Paolo con me, affittavano case d'estate a Los Angeles, a San Francisco. Questo tipo di persona sta crescendo, è sempre più facile lavorare e viaggiare allo stesso tempo. Non è facile, non è per tutti e c'è un grande bisogno, ci sono tanti sacrifici da fare, primo fra tutti amministrare il proprio tempo. Ci sono naturalmente degli svantaggi, uno in particolare per quanto mi riguarda è il fatto di non avere un contatto fisico reale con le persone con cui si lavora, quindi posso essere dall'altra parte del mondo, però credo che il rapporto fisico reale con le persone sia molto più produttivo e più costruttivo. Ciò non toglie che credo che a volte ci siano anche momenti fondamentalmente superflui nello stare insieme in uno stesso ufficio 6 giorni a settimana. Anche perché poi ci si mette tutti davanti a un computer e non si comunica. Un freelance che viaggia come faccio io ha bisogno però di amministrarsi bene il suo tempo, perché si sta viaggiando, si sta organizzando il proprio viaggio, ma allo stesso tempo bisogna trovare il tempo per lavorare. I vantaggi sono tanti. I vantaggi sono tanti, se ti piace viaggiare puoi essere dove vuoi, non hai... hai risolto, sei riuscito a raggiungere quello che cercavi. Puoi gestirti il tuo tempo come vuoi, nei limiti, e puoi essere fondamentalmente presente in tutti i momenti grazie a Skype o un'email. È fondamentale è crearsi un personal brand, ossia di crearsi un nome all'interno della rete. Un nome non significa essere conosciuto da tutti, ma da un target di riferimento. Credo che chiunque possa riuscire a lavorare nel web, se ha un desiderio di viaggiare può uscire da dei canoni tradizionali di lavoro. Non penso che siano poche le persone che abbiano voglia di viaggiare e di lavorare con questo stile di vita.